Appuntamento speciale questo qui al Caffè Italia con Incontriamoci per Halloween. Come sta andando la serata? Abbiamo ripreso dove avevamo lasciato lo scorso anno con i Gialli, dei Yellow, amici di sempre, che hanno iniziato praticamente questo percorso, quindi oggi è il loro il quarto compleanno ed è il quarto compleanno che festeggiamo insieme, quindi una bella iniziativa da parte nostra a coinvolgere praticamente loro e loro a farci questo regalo. Insieme a tantissimi amici come abbiamo stasera, abbiamo un'associazione culturale con tantissime persone che sono venuti qui a gustare il nostro apericena e tantissimi altri amici che come al solito vengono a trovarci e a farci compagnia. La serata di stasera aprirà le porte poi al venerdì come al solito. Ci vuoi anticipare qualcosa sul venerdì prossimo? Sì, sarà un venerdì anche questo all'insegna dell'apericena. Partiremo sempre alle 21 con la musica e l'apericena, quindi questo sta riportando tanta gente a trovarci, come stasera, ripeto, molti sono venuti senz'altro per sentire musica, ma anche per gustare il nostro piatto, anche se la serata oggi è decisamente piovosa e quindi fastidiosa per alcuni aspetti, però abbiamo praticamente, ben fatto capire che in questa città un po' all'aperto con 20 gradi e un po' di umidità ci si può stare. È bello rivedere il centro storico che ravviva così. È una, è una novità per noi di Crotone, lo è meno in altre città dove il clima è decisamente più rigido. Però dai, io ho la testa dura come un po' tutti noi calabresi, quindi ci proviamo, ci riproviamo e per come sta prendendo la piega credo che praticamente sia giustificato il fatto che noi insistiamo, per cui benvengono i venerdì anche un po' più freschi, speriamo con meno pioggia, ma benvengono i venerdì di Caffè Italia sotto i portici e in piazza, quindi ritorniamo a dare al centro la giusta aspettativa. Non rimane che dirci come al solito, incontriamoci ancora.